State pianificando un viaggio in Scozia, ma non sapete bene cosa vedere e come muovervi? Bene, in questo video vi darò tutte le risposte. Ciao, io sono Suri e questo è Scoprire Viaggiando, il canale dove vi do i miei migliori consigli di viaggio. Ma prima di incominciare vi invito ad iscrivervi, trovate il bottone rosso qui sotto al video e attivate anche la campanella per essere notificati sempre di ogni contenuto che vado a pubblicare settimanalmente. Mi trovate anche sui social, Instagram, Facebook, tutto quanto sempre qui sotto in descrizione. Ah, mi raccomando, guardate il video fino in fondo perché alla fine vi darò un consiglio su una cosa fastidiosissima con cui dovrete convivere per tutto quanto il vostro viaggio in Scozia. Un itinerario classico in Scozia dura circa una settimana e vi dà il tempo di visitare una delle sue città importanti, come ad esempio Edimburgo. Se volete visitare anche Glasgow, ad esempio, calcolate un paio di giorni in più. Questo tipo di itinerario che vado a spiegare è un road trip circolare, ovvero si incomincia ad Edimburgo e si finisce a Edimburgo. Di conseguenza si può fare in senso orario oppure anti-orario. In questo caso ve lo spiegherò nel senso orario. Essendo appunto un road trip, vi servirà un veicolo, un'automobile. La potete prenotare subito appena arrivati all'aeroporto di Edimburgo, in questo caso qua, oppure anche in centro alla città di Edimburgo, dove ci sono tutta una serie di autonoleggi. Per comodità io vi consiglio di prenotare l'auto online, prima ovviamente del vostro viaggio, per una questione di velocità e soprattutto di risparmio, e vi consiglio tinoleggio.it, che è un aggregatore che appunto vi permette di trovare sempre il miglior prezzo e la migliore tariffa per la vostra autonoleggio. Vi lascio il link qui sotto. Per quanto riguarda la patente, non vi preoccupate, è valida quella italiana, non serve fare cose strane. Chiaramente la guida è a destra, quindi avrete il volante a destra del veicolo e la posizione in strada sarà sulla sinistra, quindi sulla corsia di sinistra, esattamente l'opposto di come siamo abituati in Italia. Questo all'inizio sicuramente vi creerà qualche problema, anche per il discorso del cambio, che il cambio appunto si utilizza con la mano sinistra e non con la destra, ma per il resto i pedali sono nella stessa posizione, cioè la frizione sta dove sta anche in Italia. E dicevo, dopo un po' di abitudine, dopo qualche ora in realtà di guida, non ci saranno più problemi. Un consiglio che posso darvi è accodarvi sempre a qualcuno, cioè trovatevi una persona che più o meno va a fare la vostra strada, seguitelo e poi cambiate persona, ma comunque state dietro una persona in modo tale da non sbagliare che cosa? Le rotonde e le immissioni dagli incroci, che sono appunto lo sbaglio più frequente che si fa quando si guida dalla parte contraria alla strada rispetto a come siamo abituati. Un'altra complicazione è che in Scozia ci sono le strade abbastanza strette, quindi finché stiamo nei centri più importanti va tutto bene. Appena ci addentreremo nelle Highlands, comunque nei territori meno popolati, le strade diventano più strette, quindi attenzione mentre guidate. Attenzione anche alle pecore, che non raramente troverete appunto al bordo strada, ma appunto se non le spaventate loro stanno lì a brucare. Forse superfluo da dire, ma la Scozia è in area roaming, quindi potete utilizzare il piano tariffario che avete sottoscritto in Italia, con ovvie limitazioni, ma non dovrebbe essere un problema per la vostra settimana di viaggio, insomma. Durante questo viaggio in Scozia vi consiglio di fare base a Edimburgo, quindi atterrare a Edimburgo e poi o con l'auto a noleggio portarvi in centro oppure con l'autobus spostarvi appunto nel centro della città. Per visitare la città io consiglio una giornata intera di sicuro, forse anche due. Potete scegliere di farlo a inizio dell'itinerario oppure ad esempio alla fine dell'itinerario. La città vecchia di Edimburgo si sviluppa attorno a un colle, sulla cui sommità c'è appunto il suo castello. Molto bello da visitare, comprate i biglietti online, altrimenti rischiate di fare lunga fila e di perdere un sacco di tempo. Una curiosità è che all'una di pomeriggio, alle 13, un cannone del castello spara. Spara salve, per la gioia dei turisti. Potrebbe quindi spaventarvi, ma adesso lo sapete. Poi dal castello potete scendere lungo il Royal Mile, che si tratta appunto della via che dal castello scende lungo la parte vecchia della città fino a più o meno il Parlamento scozzese. Oltre a questo troverete anche la St. Giles Cathedral e un sacco di altri edifici molto molto belli. Un consiglio spassionato è quello di visitare le due alture che sono inglobate all'interno della città, ovvero Calton Hill, che è ricca di monumenti bellissimi, e poi salite su Arthur's Seat, che è una vera e propria montagna nel bel mezzo della città. Molto strano a dirsi e anche a vedersi, ma una volta che sarete arrivati in cima godrete un panorama straordinario sulla città. Ci si sposta ora verso Fort William, dove lungo la strada ci si può fermare a vedere tutta una serie di punti di interesse. Il Lilienkoop Palace era un maniero reale, sostituito da una fortezza nota come il Peel, costruito nel XIV secolo dalle forze inglesi sotto il regno di Edoardo I d'Inghilterra. Dentro è carino, ma secondo me il valore aggiunto è il giardino che ci sta tutto attorno, a col prato all'inglese, molto bello per fare una pausa, sgranchirsi le gambe e iniziare a sentire un po' l'atmosfera scozzese. A Falkirk invece ci si può fermare per vedere The Kelpies.
due enormi teste di cavallo che sorgono sul canale e che prendono il nome appunto dai cavalli acquatici scozzesi, ormai entrate nella leggenda che un tempo appunto trainavano le chiatte lungo i canali. A Stirling c'è un bellissimo castello e c'è anche il National Wallace Monument, una costruzione imponente eretta a commemorazione dell'eroe scozzese Sir William Wallace, che a me ricorda un po' Barad-dûr, la torre di Sauron, quello del Signore degli Anelli, ma io sono un po' nerd. Ci si immerge poi finalmente nelle Highlands, i bellissimi territori montuosi scozzesi. Ci sono un sacco di viewpoint lungo la strada dove potete fermarvi a scattare qualche foto e semplicemente a godervi l'atmosfera, che è proprio magica. Un po' un posto dove passare la notte è Fort William, che è una cittadina sul Loch Linnhe. A proposito di Loch, Glen e Ben, in gaelico scozzese Loch vuol dire lago, Glen vuol dire valle e Ben vuol dire monte, tenetelo a mente. Attenzione che in Scozia non si cena dopo le 21, pertanto tenetene conto se durante i vostri calcoli di spostamento. In inverno le cucine chiudono anche prima, quindi vi consiglio di chiamare e per capire appunto gli orari e magari prenotare anche. Anche i pub dove bere una birra o un sidro chiudono piuttosto presto, quindi niente ore piccole, a parte in Edimburgo, dove Edimburgo è tutto quanto aperto. Poco distante da Fort William troverete il Glenfinnan Viaduct, il viadotto ferroviario famoso per il passaggio del Hogwarts Express, il treno di Harry Potter. Passa davvero due volte al giorno, locomotiva, vagoni rossi, in tutto il suo splendore. In realtà è un treno turistico, ma se siete fan del maghetto è una cosa che non potete assolutamente perdervi. Occhio agli orari ed arrivare con congruo anticipo, anche per trovare parcheggio, perché non ce n'è tanto e c'è tanta gente che va a vederlo. Altrimenti rischiate di perdervi il passaggio del treno. Comunque vi linko qua sotto il sito con tutte quante le informazioni. Uno dei più famosi siti scozzesi è l'isoletta di Eilean Donan, particolare perché si trova al centro della confluenza di tre loch, tre laghi. L'omonimo castello che sorge appunto su questo piccolo lembo di terra è stato reso famoso da un sacco di film, come ad esempio Highlander, 007 e tanti altri. Fulcro del viaggio in Scozia, a mio avviso, è l'isola di Skye. È un territorio selvaggio, molto grande, al quale dovete dedicare almeno una giornata, se non due. Qui ci sono un sacco di punti di interesse bellissimi da visitare e un sacco di trekking da fare. Il più importante è l'Old Man of Stor, un'incredibile camminata panoramica che vi porterà nel punto più alto dell'isola di Skye, appunto, e dove potrete ammirare pinnacoli rocciosi unici nel loro genere, fantastici. Fate un salto anche alla Kilt Rock lungo la strada, che è una cascata che dalla scogliera cade giù nel mare. Vi consiglio di passarci la mattina perché il pomeriggio va in ombra. Altra tappa fondamentale è la Fairy Glen, la Valle delle Fate. Sono tante collinette di varie altezze coperte d'erba, un ambiente magico quasi da fiaba, e vi farà sentire un po' come nella cittadina delle Hobbit del Signore degli Anelli. È bellissimo e ve lo consiglio tanto. Una stranezza su Skye è la Coral Beach, ovvero una spiaggia di sabbia bianca con l'acqua cristallina che ricorda quelle da cartolina dei Caraibi. Peccato che siamo in Scozia e non è proprio la stessa cosa. Non perdetevi poi il tramonto a Neist Point, uno dei punti più belli ed emozionanti di tutta quanta l'isola. Se sarete fortunati a trovare bel tempo, sarà uno di quei momenti che vi rimarranno impressi a fuoco nella memoria per sempre, garantito. Uscendo poi dall'isola di Skye, si possono trovare diverse distillerie del celeberrimo whisky scozzese. Posso consigliarvi la Talisker, che ho visitato io, dove sul loro sito internet potete prenotare direttamente un tour con anche degustazione. Costa circa 10 sterline. Spostandovi poi verso est, guidando nel territorio del Glen Torridon, ammirerete alcuni degli scenari più spettacolari di tutta quanta la Gran Bretagna. Anche in questo caso, lungo la strada potete fermarvi in uno dei tanti viewpoint per ammirare il panorama e fare qualche foto. In zona Inverness troverete il famosissimo lago di Loch Ness, o meglio lago di Ness, dato che Loch è lago e quindi lago di Lago Ness, non ha... avete capito. Dovete sapere che non ci sono molti punti dove fermarsi ad ammirare il lago. Sicuramente il più indicato è l'Urquhart Castle, un castello a picco sul lago, molto curato e davvero bello per passarci un paio d'ore a fantasticare con lo sguardo sul lago in cerca di Nessie. E a proposito di Nessie, il mostro di Loch Ness, potrete ovviamente fare rinciata di souvenir in tantissimi negozietti che troverete appunto nella zona. E poi si torna a sud, verso Edimburgo. Una bella tappa a cui dedicare un paio d'ore è lo Scone Palace, un favoloso palazzo con un grande giardino e c'è anche un labirinto, un grande labirinto a forma di stella dove potrete perdervi, come è successo a me. Bene, vi ricordate che a inizio video vi avevo promesso un consiglio molto importante?
Ebbene, non è quello di portarvi l'impermeabile e l'antivento, perché in Scozia piove e il tempo è molto variabile, perché già lo saprete, ma forse non conoscete i temibili midgets, ovvero i piccolissimi insetti scozzesi, simili ai nostri pappataci, ma ancora più piccoli, che si trovano appunto a sciami, enormi sciami, nelle Highlands scozzesi. Ecco, da primavera ad autunno questi insettini vi potrebbero mangiare vivi, quindi portatevi un repellente per insetti e siate sempre belli spalmati. Le punture sono piccole, non fanno prurito, ma saranno tantissime. Nel mio caso io ero diventato tipo a pallini sul braccio, adesso vedrete la foto. E con questo si conclude il video, che spero vi sarà utile nell'organizzazione del vostro viaggio in Scozia. Se avete qualche domanda al riguardo, chiedete qua sotto nei commenti, io sarò felice e cercherò di rispondervi il prima possibile. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, troverete un bottone qui, e di attivare anche la campanella in modo tale da essere sempre aggiornati su nuovi video che vado a pubblicare. Noi ci vediamo su Instagram e Facebook, e quindi ciao e a un prossimo video!